Ciao ragazzi, ho ricevuto diversi commenti e tra virgolette critiche ad alcuni miei contenuti sulla biomeccanica e sull'esecuzione corretta delle alzate, perché io vi consiglio sempre, vi dico sempre che tipicamente quando si vuole massimizzare il carico e la resa a livello di prestazioni di una determinata alzata, bisogna ricercare un'alzata che abbia una traiettoria quanto più verticale possibile, perché quando abbiamo traiettorie curve, la distanza che deve percorrere il peso è maggiore. Essendo questa distanza maggiore, si fa più fatica, no? Molte persone mi dicono che questo in realtà non è vero, perché se la traiettoria non è perfettamente verticale, ma è leggermente curva, potrei comunque sollevare più peso. Perché non muovendosi facendo la curva maggiormente in maniera verticale il peso, non faccio del lavoro. Il lavoro è la forza per lo spostamento, non ho la forza di gravità, va solo perpendicolare verso il pavimento e quindi in teoria se io sposto il peso a destra o a sinistra, anziché verso l'alto, vincendo la forza di gravità, non sto facendo lavoro. È vera questa affermazione? No. Proviamo a pensare di prendere un bilanciere con 300 kg o con 400 kg e metterci sulle spalle e stare fermi. Facciamo fatica? Assolutamente. Mi è venuto in mente oltretutto questo perché lo scriveva Paolo Evangelista nel DCSS. Però io darei una spiegazione un po' diversa da quella che ha fatto lui. Perché dovete considerare che esiste una cosa in fisica che si chiama energia. Ok? Quando voi avete un bilanciere sulla schiena, questo bilanciere ha un'energia potenziale, ok? Potrebbe generare dell'energia. Come si genera l'energia da un peso sospeso in aria? Se è sospeso in aria, questo peso potenzialmente cadrebbe una volta che noi andiamo a togliere il supporto, ok? Quindi questo peso tenderebbe a cadere. Diciamo che la forza, tra virgolette, con cui questo peso tenderebbe a cadere va a determinare l'energia potenziale che ha il peso. Lo comprendete? Se io tolgo i fermi da un peso molto elevato, questo cade, fa un gran botto. Ok, il botto, quanto botto fa e quanta energia viene scaricata dal bilanciere verso il pavimento. Ok, quindi se cade il bilanciere vuoto, fa meno botto, se cade un peso di 400 kg fa più botto, detto in maniera non troppo matematichese, ok? Questa energia esiste, non può sparire nel nulla. Se il bilanciere non cade, vuol dire che noi, con la nostra forza muscolare, con il nostro sforzo, stiamo controbilanciando questa energia. Parte dell'energia verrà dissipata perché la nostra struttura ossea la scarica al pavimento e la reazione vincolare del pavimento e delle nostre ossa permette di tenere sul bilanciere, ok? Perché il pavimento non si rompe, non cadiamo dentro e speriamo che non si rompano neanche le nostre ossa facendoci collassare al pavimento. Ma tutte quante le altre, diciamo, tutto il resto dell'energia che ci serve per avere questo sistema in equilibrio, quindi che l'energia potenziale del carico che tende a cadere sia annullata, la dobbiamo generare noi con la nostra attività muscolare, ok? Con l'attivazione muscolare. Questo vuol dire che siamo noi a sorreggere il peso. Se una traiettoria non è perfettamente verticale, ma è curva, anche in tutte le porzioni in cui la traiettoria è curva, quindi si discosta da destra verso sinistra, noi dobbiamo comunque esprimere un'energia che ci permetta di vincere l'energia potenziale del bilanciere. Perché? Perché se il bilanciere deve andare verso l'alto, l'energia che noi imprimiamo come energia cinetica al bilanciere deve essere superiore alla sua energia potenziale che tende a farlo cadere. Detto in maniera semplicissima, poverissima, senza entrare troppo nei dettagli, anche magari non perfettamente, diciamo, corretta in matematichese, ma per renderla comprensibile a tutti quanti. Quindi non è vero che se io faccio una traiettoria curva posso ottenere un vantaggio meccanico nel sollevare il carico. Non è così e non è mai così, ok? Quando noi abbiamo una traiettoria perfettamente verticale, abbiamo la domanda minore possibile di forze per poter movimentare il carico. Non ce n'è, mi dispiace. Quindi lavorate sulla mobilità, lavorate sulla tecnica e ricercate delle traiettorie il più verticali possibili. Ciao!